Allora, siamo tornati con Danilo Allen per parlare no e no, e adesso la prima domanda che vorrei fargli proprio è questo, che quando si parla di violenza non è solo quello fisico, no? Esistono anche altri tipi? Ma diciamo che esistono, sì, più tipi, e potremmo dividere in più ambiti. Possiamo passare da quello psicologico a quello fisico, al linguaggio del corpo e a quello visivo, quindi diciamo che questi qua sono gli aspetti che entrano all'interno di questa casistica. No, perché infatti per noi donne è proprio questo, che vogliamo farvi capire che non è necessario che qualcuno ti strattona, che ti fisicamente ti tocca per recarvi diciamo una violenza. Io per esempio, no, io cammino per strada ogni tanto mi devo coprire perché mi mettono a disagio. Sì, in effetti tutti associano la violenza a cosa fisica, ma non è vero. Un disagio, un malessere, anche solo su un seduto non mi sta puntando con gli occhi, oppure un commento, quello è una violenza, una forma di violenza psicologica, e va a ledere la libertà e anche, diciamo, la moralità della persona, perché non si sente più libero, no? E quindi una persona più sensibile può soffrirne molto di questo. Allora, quello che dobbiamo dire è che uno rispetto verso le persone, perché ogni persona ha una sua sensibilità, certo, tipo certo. Per noi tre è ovvio che abbiamo forse un po' più sicurezza di noi, certo. È difficile metterci a disagio, però per voi donne che state là fuori, che ogni tanto non volete dare voce al vostro disagio, voce al vostro, diciamo, senso di essere sì, tutto quanto, noi vogliamo veramente invitarvi di dire no e no. Cominciamo a tirare fuori la nostra voce e cominciamo a rispettarci di più. Ragazzi, allora, facciamo caso, io sono fuori per strada e c'è uno che non mi fa niente, non mi sta guardando in modo, diciamo, non appropriato. Come posso agire? Che cosa devo fare? Io penso che la cosa è quella di condividere con la stessa persona uno stato d'animo. Quindi se vengo osservato, la cosa più plausibile è quella di dire cosa c'è da guardare? O comunque togliere questo velo, perché talvolta la violenza è proprio nel momento in cui il mio stato d'animo è quello di essere aggredito e quindi non poter dire la mia, quindi mi trovo chiuso. Ecco che in questo modo qua il fatto di poter condividere una situazione di disagio nei suoi confronti dicendo basta, smettila, ecco, può essere comunque un inizio. E Alan, secondo te la donna dovrebbe fare questa cosa o poi se c'è un amico vicino, un fidanzato, meglio farsi parlare, difendere? Qual è meglio? La donna dovrebbe farlo o dovrebbe chiedere al suo uomo, suo fratello di farlo per lei? Diciamo che principalmente l'autonomia è sempre la cosa migliore, quindi la donna deve essere libera e potersi prendere anche la sua libertà, quindi un no e no in qualsiasi caso. Dopo certo che se c'è un interlocutore come fratello è giusto che intervenga. Però la donna deve potersi esprimere, deve potersi muovere liberamente all'interno della società. Allora ragazzi, questo oggi penso che è un ottimo insegnamento per tutti noi, e ricordate sempre, no e no. Yes.